In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Sta per venire. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Ecco appunto, qual è il vantaggio? Qual è il vantaggio di essere del gruppo dei vantaggi? Quale vantaggio reale porta a un uomo o a una donna l'aver dedicato ogni secondo e forza della vita, ogni energia e potenzialità all'ambizione? Quale vantaggio reale porta a un uomo o una donna l'aver dedicato tutto, sempre e completamente, al potere, al possedere cose, ricchezze, immagine, nome, gloria, successo e peso sociale? Quale vantaggio reale comporta guadagnare il mondo intero se in questa operazione l'uomo e la donna perdono la vita, l'anima, se stessi, l'intelligenza, la propria nobiltà, il proprio fascino e bellezza? Quale vantaggio reale comporta guadagnare il mondo intero se in questa operazione l'uomo e la donna perdono la salute interiore e fisica, l'evoluzione vera, la protezione della terra e della natura? Qual è il vantaggio di questa operazione alla luce del fatto che il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni? Qual è il vantaggio? Nessuno, assolutamente nessun vantaggio. Ma questo lo sanno e ne hanno piena consapevolezza solo il maligno divisore e i suoi angeli.